Da 67 serate nel 2016 a 142 nel 2017. In un solo anno la Raggi Solaris Academy, la scuola di pallacanestro dei Raggi Solaris diretta ai più piccoli, maschi e femmine, il mini basket, ha più che raddoppiato le proprie iscrizioni. Un risultato che ha sorpreso gli stessi responsabili del settore giovanile, frutto di un intenso lavoro impostato anche con le scuole, che dal Faentino arriva fino a Barbiano e Cotignola, ed ha coinvolto gli stessi giocatori della prima squadra. Sì, siamo molto contenti perché non ci aspettavamo, io sono il primo che onestamente non mi aspettavo che in 2 anni ci fossero questi numeri qua, no? Però evidentemente penso che abbiamo trasmesso ai bambini, all'ambiente, una passione derivata dalla prima squadra. Veniva anche come facciamo le cose, dobbiamo sempre farle col massimo della qualità per tutti, quindi sia quelli più bravi che quelli meno bravi, ma anche su un discorso secondo me importante, educativo, sul quale io ci tengo molto, perché dobbiamo essere di supporto alle famiglie nella crescita. Questo è un po' il discorso. Poi siamo molto contenti, abbiamo fatto molte iniziative, molti eventi che probabilmente hanno portato ad avere un incremento di serate importanti. Coprite il territorio di Faenza, Cotignola e Barbiano, ma com'è strutturata la Raggi Solaris Academy? Quali sono le età che coprite? Noi abbiamo iniziato l'anno scorso a Cotignola e Barbiano e anche a Granada Faentino. E sono territori su cui la pallacanestro non esisteva e quindi abbiamo avuto un buon successo su questi due territori qua. E stessa cosa su Faenza, dove anche lì abbiamo avuto un buon successo. Diciamo che su Cotignola, Barbiano e Granada abbiamo circa 30 tesserati, invece circa 110 sono sul territorio faentino. Abbiamo ricevuto i complimenti dal comune di Cotignola e Barbiano perché insomma abbiamo fatto un buon lavoro, perché eravamo zero, diciamo, con la prospettiva sia su Faenza che di Cotignola e Barbiano di crescere. Abbiamo molti bambini di prima, seconda, terza e quarta elementare, mentre invece di quinta e prima media, che è il primo anno che abbiamo fatto mini basket, ne abbiamo ancora pochi, no? Nei piccoli ne abbiamo tantissimi, invece nei grandi ne abbiamo un po' meno. Fate anche dei lavori nelle scuole, giusto? Sì, nelle scuole abbiamo fatto tutte le scuole di Faenza, sia di Granarolo che di Cotignola. Abbiamo fatto tra i 2 e i 4 interventi per scuola, per pubblicizzare l'attività, hanno partecipato anche 8-10 volte in generale i giocatori della prima squadra che sono andati accompagnati gli istruttori nelle scuole. E oltretutto, io una cosa su cui abbiamo puntato molto è il fatto che 3 istruttori nostri sono laureandi, perché devono dare la tesi e basta, in scienze motorie, oltre che istruttori mini basket, allenatori di basket, per fare un lavoro di un certo tipo qualitativo per i bambini. Questo lo volevo dire. Questa cosa qua. Per l'estate avete organizzato i CREE, che sfruttate sostanzialmente il campo, il nuovo campetto, esatto, il nuovo campetto lì vicino a San Domenico. E come è funzionato appunto l'attività estiva? Allora, il CREE, abbiamo fatto 2 settimane di CREE, prima mini elementari, e abbiamo fatto una quarantina di bambini di media a settimana. Ed è stato un grosso successo perché è la prima anno che l'ha fatto. Obiettivi quindi per quest'altro anno e per gli anni a seguire? Allora, il primo obiettivo che ci siamo posti è questo, cioè come vogliamo fare un lavoro innanzitutto di crescere come numeri in tutte le realtà, perché stiamo crescendo e vogliamo continuare a crescere, no? Però secondo me era giusto, per dare un'opportunità importante a tutti i bambini, avere per ogni gruppo almeno 2 istruttori. Io insisto su questa cosa qui perché penso che dobbiamo dare un servizio dove tutti i bambini vadano seguiti al di là della bravura, ma in maniera particolare, no? Allora abbiamo fatto questa scelta e questa è la prima cosa sulla quale vogliamo migliorare, e più altre cose che adesso piano piano stiamo portando avanti, arriveranno 2 istruttori nuovi, proprio per questo motivo qua. Insomma, vorremmo fare un lavoro qualitativo, insomma, migliorare ancora su questo discorso qua. Comunque sia, il movimento pallacanestro Faenza in questo momento non a parte noi, in generale anche le prime squadre maschile e femminile che sono nate in A2 e donne, e anche come movimento tesserati è in forte crescita dappertutto, perché non cresciamo solo noi ma crescono anche gli altri. Quindi insomma volevo sottolinearlo perché secondo me si sta creando
un qualcosa di importante sul territorio, perché le prime squadre non hanno molto seguito, ma anche i tesserati sono aumentati tantissimo e quindi mi sembrava giusto sottolinearlo, no? Federico Lega per Faenza Web TV.